Pensiamo che già da tempo nell'Unione Europea e nel nostro paese, l'Italia, la circolazione è libera, quindi non vedo perché devono mettere dei limiti. Così come protesta, se vogliamo, leggiadra, abbiamo fatto questo piccolo passaportino con i due regolamenti della Costituzione, l'articolo della Costituzione e il regolamento dell'Unione Europea, per dimostrare e ribadire questa cosa. Poi inoltre noi pensiamo che questa è una città con abitanti che vanno favoriti e incrementati, non è Pompei, non è un'oasi ecologica, per cui lì ci sta che tu fai pagare, no? Qui no. Tanto più che questa misura non controlla la quantità dei flussi, perché un sacco di gente non paga, di tutti i veneti, tutti quelli di notte. È una misura che non aiuta i veneziani, non risolve il problema del turismo e rende culturalmente più triste questa città, la rende più triste, no? Stavamo commentando prima con gli altri questa cosa, è una tristezza stamattina, è come che la sancisce la fine totale che questa è una città vera con abitanti, con bambini, con scuole, con negozi, ecco, questo pensiamo. Per me le figlie sono minori e sono nata a Venezia. Ma guarda, secondo me questo provvedimento non cambierà di una virgola la situazione, nel senso che leggevo appunto i numeri di oggi su da quello che ho capito, da 1.800.000 turisti a cui si mirava, si arriva a intercettarne 23.000, che poi sarà, dovranno spiegarci esattamente come li intercetteranno e insomma secondo me non cambia assolutamente niente, anzi cioè, in qualche modo si rende la città un Luna Park, basta vedere le colonne montate dove c'è la differenza tra entrata solo per veneziani e residenti e entrata per turisti, mi sembra abbastanza insomma, molto simile a un parco divertimenti più che a una città che tra l'altro è anche capoluogo di regione. Quindi, insomma, ecco. Thank you.